Allora, lo stress può giocare brutti scherzi, soprattutto anche quando si lavora in ambienti dove ci sono tutta una serie di costrittività, dove l'ambiente è disfunzionale. Oggi è fatto obbligo a tutte le aziende di monitorare lo stress dei propri dipendenti, lo stress lavoro correlato. Questo perché? Perché tutti quanti noi abbiamo un limite, superato il quale si crolla. Quindi noi abbiamo un limite che ci consente di gestire la tensione nervosa, ma entro certi limiti, oltre i quali poi possono insorgere dei quadri clinici che, se poi diventano pervasivi, sono altamente invalidanti. Pensiamo al disturbo dell'adattamento con ansia, con umore depresso, alle vere forme di depressione, alle forme fobiche, alle condotte di evitamento, perché ho paura di svolgere una determinata attività, non ce la faccio e metto in essere delle condotte di evitamento che mi comportano tutta una serie di assenze sul lavoro. Quindi studiare tutte quelle che sono le conseguenze dello stress in ambito lavorativo è importante sia per l'individuo, ma direi anche per l'azienda, perché avere delle persone che lavorano bene dà una maggiore produttività.